Il giorno in cui suo figlio Mark le ha presentato il suo papà a scuola, Bernie non ha potuto fare a meno di scoppiare a piangere. Quel giorno capì qualcosa sulla purezza e l'innocenza del cuore di un bambino. Bernie era una studentessa timida, con una personalità molto dolce. Non usciva con nessuno durante gli anni della scuola perché non voleva che il suo cuore venisse spezzato. Il suo sogno e la sua preghiera più profonda era che un giorno incontrasse il suo compagno perfetto, con cui innamorarsi e vivere per sempre felici e contenti. Una piccola aggiunta al «e vissero per sempre felici e contenti» era diventare madre. Era la sua più grande ambizione nella vita. Quando Bernie frequentò l'università locale l'anno successivo alla fine del liceo, rimase ancora la ragazza timida nell'angolo, troppo spaventata per mescolarsi al resto della classe. Era una studentessa diligente e si concentrava sul raggiungimento di buoni risultati per poter iniziare una carriera il prima possibile. Sebbene Bernie fosse cresciuta in una famiglia amorevole, i soldi erano sempre stati pochi. C'era poco spazio per i lussi e spesso Bernie sentiva di essersi persa la vita perché la sua famiglia non aveva i mezzi per permetterle di partecipare a varie attività che richiedevano pagamenti aggiuntivi. Se un giorno avesse avuto il privilegio di avere dei figli, avrebbe dato loro accesso a tutti i loro sogni. Zane era uno dei compagni di classe di Bernie. Era sempre al centro dell'attenzione. Molte ragazze cercavano di fare colpo su di lui, ma con grande sorpresa di Bernie, lei catturò il suo sguardo e lui iniziò a mostrare un serio interesse. Sebbene questo sembrasse l'abbinamento più improbabile, i due opposti furono rapidamente attratti l'uno dall'altra. Per Bernie si aprì un nuovo mondo. Per la prima volta nella sua vita, aveva una vita sociale, andava alle feste e nei locali, era al fianco di uno dei ragazzi più popolari e le sembrava di aver finalmente la sua grande occasione nella vita. Tuttavia, nonostante fosse profondamente innamorata, Bernie continuò a concentrarsi sugli studi perché voleva sperimentare il pacchetto completo del successo in un modo molto competitivo. Bernie finì gli studi con il massimo dei voti e subito dopo iniziò a lavorare in una prestigiosa società finanziaria. Affittò un appartamento molto bello nelle vicinanze e iniziò un nuovo capitolo della sua vita. Zane purtroppo non aveva superato alcune materie e quindi non poté iniziare a lavorare. Tuttavia Bernie credeva che si sarebbe fatto avanti e che sarebbero stati in grado di creare la loro vita insieme che lei aveva sempre sognato. Nonostante l'iniziale esitazione di Bernie, la coppia andò a vivere insieme. I mesi successivi divennero un momento molto impegnativo del loro percorso. Bernie guadagnava un buon stipendio, ma voleva iniziare a mettere da parte i soldi per comprare una casa e risparmiare per una futura sicurezza finanziaria. Tuttavia, Zane voleva continuare a fare festa tutta la notte e non sembrava che si concentrasse molto sugli studi. Mentre Bernie era al lavoro, dormiva tutto il giorno invece di seguire le lezioni. Bernie doveva pagare tutto e si stava disilludendo dalla relazione. Dopo 6 mesi di sopportazione di questo comportamento, Bernie si è resa conto che Zane non era l'uomo che sperava fosse. Avevano obiettivi di vita molto diversi e Bernie sospettava persino che lui la tradisse quando faceva festa tutta la notte. Anche se è stato molto difficile, gli ha chiesto di trasferirsi e ha chiuso la relazione. Circa un mese dopo la fine della relazione, Bernie si sentì inaspettatamente molto male e andò dal medico. Quando lui le disse che era incinta, provò sentimenti contrastanti. Da un lato era entusiasta della prospettiva di avere un figlio suo, ma dall'altro non vedeva un futuro con il padre di suo figlio. Avrebbe preferito avere una posizione finanziaria migliore prima dell'arrivo del bambino. Infine, non sapeva come avrebbe reagito Zane alla notizia di essere diventato padre. Quando Zane chiese a Bernie se il bambino fosse suo, le fu chiaro che lo avrebbe cresciuto da sola. Questa fu la conferma che Zane non era mai stato l'uomo che lei stava cercando. Poco dopo lui sparì completamente dalla sua vita e lei lo lasciò fare. Bernie era forte e sapeva che sarebbe riuscita a crescere il suo bambino da sola. Il giorno in cui nacque il piccolo Mark divenne il giorno più bello della vita di Bernie. A volte era difficile essere sia madre che padre per il suo bambino, ma Mark stava crescendo e stava diventando il giovane uomo meraviglioso che sua madre aveva sempre immaginato. In un batter d'occhio frequentava già la scuola. Bernie era sempre stata dolorosamente consapevole del fatto che suo figlio non avesse un padre. Così quando Mark iniziò a parlarle di tutto ciò che uno degli insegnanti maschi faceva per lui, si sentì molto fortunata.
Mark le raccontava di come il signor Brian facesse sempre il tifo per lui quando giocavano a calcio e di come si assicurasse che nessun bullo lo spingesse fuori dalla linea. Quando era corto di soldi al negozio di alimentari a scuola, il signor Brian gli dava un dollaro in più per comprare quello che voleva. Bernie aspettava con ansia il primo incontro a scuola per conoscere il signor Brian, perché voleva ringraziarlo per la sua gentilezza. Ogni mattina, quando accompagnava Mark a scuola, gli chiedeva di indicarle il signor Brian, ma lui non c'era mai. La sua curiosità nei confronti di questo eccellente insegnante aumentava ogni giorno che passava. Per curiosità, Bernie chiedeva a Mark di descrivere il signor Brian. Di solito Mark diceva cose come che l'insegnante era gentile, che sorrideva sempre e che era severo, ma in senso buono. Quando Bernie chiese a suo figlio di descrivere l'aspetto fisico di quest'uomo, Mark riuscì a dire solo che lui e il signor Brian si somigliavano molto. Mark voleva anche iniziare a vestirsi ogni giorno con una camicia ordinata e una cravatta per andare a scuola. Voleva avere lo stesso look del signor Brian. Bernie non sapeva come reagire quando Mark iniziò a riferirsi al signor Brian come al suo papà di scuola. Non temeva che la relazione fosse in qualche modo inappropriata, ma si chiedeva se l'insegnante sapesse il ruolo significativo che svolgeva nella vita di suo figlio e se lui fosse a suo agio con questo titolo. Non riusciva più a contenere la sua curiosità. Doveva incontrare quell'uomo di persona. Il signor Brian riuscì a fissare un incontro entro la fine della settimana. Così si creò una grande attesa per conoscere quell'uomo che era così buono con suo figlio. Immaginava che il signor Brian fosse un uomo alto, con gli stessi capelli ricci di suo figlio e, naturalmente, che indossasse una camicia a righe con cravatta e pantaloni puliti. Preparò dei biscotti fatti in casa da portare con sé alla riunione come piccolo segno di apprezzamento per essere il padre sostituto di cui suo figlio aveva disperatamente bisogno. Quando Bernie arrivò a scuola quel giorno, la maggior parte degli altri bambini era già uscita. Quando entrò nell'area scolastica e iniziò a camminare verso l'ingresso principale della scuola, la porta si aprì e Mark le corse incontro. Le afferrò la mano e cominciò quasi a trascinarla su per le scale. Era molto ansioso di farle conoscere il signor Brian. Quando Bernie e Mark erano a circa 5 metri dall'aula, il signor Brian uscì. Bernie non poté fare a meno di boccheggiare. L'uomo che le stava di fronte non era affatto come se lo era immaginato. Fu talmente sopraffatta dalle emozioni che scoppiò spontaneamente a piangere. Trovandosi faccia a faccia con il padre di suo figlio che frequentava la scuola, capì finalmente cosa significasse l'espressione l'innocenza di un bambino. Il signor Brian era un uomo afroamericano con i capelli neri e ricci. Anche il piccolo Mark aveva i capelli neri, ma la loro consistenza era molto diversa. E naturalmente le loro carnagioni erano agli antipodi. Solo il cuore puro e l'innocenza di un bambino potrebbero descrivere queste due persone come simili. Ciò nonostante, il signor Brian era la cosa più simile a un padre che Mark avesse mai avuto. E Bernie era felice di rendersi conto che il suo ragazzo era un giovane dal cuore gentile, ancora non contaminato dai pregiudizi della società. Quando Bernie disse al signor Brian che Mark era completamente ossessionato da lui, l'insegnante sembrò felice di sapere che stava facendo la differenza nella vita di un ragazzo che non aveva una figura paterna. Non si lasciò scoraggiare dal titolo che Mark usava per parlare di lui e promise a Bernie che si sarebbe sempre preso cura di lui, dentro e fuori la classe. Il suo bambino stava facendo strada e lei sapeva che parte del merito era di quell'insegnante gentile, che all'esterno non gli assomigliava affatto, ma che era tutto ciò che avrebbe potuto chiedere a un uomo. Una storia molto carina. Avete mai avuto un'esperienza simile con un bambino? Ditecelo nei commenti.